Amici di Onda Libera, siamo a Lucrezia, nella scuola media, dove si è appena concluso un incontro molto molto interessante sull'omeopatia. Siamo con il dottor Gino Santini, medico esperto in omeopatia. Allora, innanzitutto volevo eliminare alcuni, come possiamo dire, notizie non puntuali, non precise sull'omeopatia. Cioè, innanzitutto, lei è un medico che si è specializzato in omeopatia. Sì, specializzato oggi non possiamo dirlo perché non esiste una specializzazione, però sono, diciamo, un medico che si è formato con un corso sull'omeopatia e che poi nel corso della sua formazione è andato a approfondire alcuni temi che con l'omeopatia onestamente hanno poco a che vedere, come la Costituzione, ma che poi in realtà ci servono per poter rientrare nel filone omeopatico. Quindi è lo studio del terreno costituzionale fondamentalmente. Ecco, altre diciamo notiche, l'omeopatia non serve per determinate malattie o con l'omeopatia cura con eccessiva lentezza. Sono vere queste? No, diciamo che l'omeopatia nasce con un obiettivo ben preciso, cioè quello di gestire patologie croniche. Quindi chi l'ha inventata ha scritto proprio il trattato delle patologie croniche, perché all'epoca ovviamente era un medico dell'Ottocento, voleva gestire ciò che il paziente presentava come ricadute continue verso uno stesso problema. È chiaro che in quell'epoca non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, quindi quando poi sono entrati gli elementi della medicina moderna è andato via via perdendo la sua caratteristica, che però oggi sta rinascendo proprio perché la medicina soffre molto la mancanza di un modello di patologia cronica, che è fondamentale per poi curare la stessa patologia. Come dicevamo, va tutto bene sul fatto acuto. Il fatto acuto è un elemento che va gestito con tutte le armi a disposizione. Non è il terreno ideale per l'omeopatia, che invece è nata per andare a trattare un problema che oggi la medicina non riesce a gestire, diciamo così. E si può dire che la medicina ufficiale, chiamiamola così, cura l'effetto, mentre l'omeopatia va alla ricerca della causa? Sì, lo possiamo dire, perché è doveroso gestire un problema acuto in un paziente che soffre per quella patologia, però poi secondo me non è corretto fermarsi a quel livello, occorre andare un po' più a monte, specialmente quando quel paziente ne soffre spesso in maniera ripetuta, e capire perché c'è questo elemento. L'omeopatia ha un problema oggettivo: non abbiamo ancora un meccanismo d'azione che ci spieghi come funziona. Ha una risposta però di esperienza, per cui somministrata in una certa prassi ci dà spessissimo dei risultati che si ripetono, e quello che a noi servono per curare i pazienti. Lei nel corso del suo intervento ha parlato di medicina integrata, ci può spiegare di cosa si tratta? Medicina integrata è una cassetta degli attrezzi più ampia a disposizione del medico, il che vuol dire usare ciò che richiede il paziente in quel momento e possibilmente nell'intensità più adatta per quel problema. Quindi la medicina accademica a volte si ferma e si fossilizza su una terapia sempre uguale a se stessa. La medicina integrata permette di poter intervenire in modo diverso, in modo complementare e forse anche il più delle volte in modo preventivo, in modo da evitare che poi si arrivi a quel livello. Ecco, un'altra leggenda metropolitana è che se ci si cura con l'omeopatia non si possono utilizzare altre medicine e viceversa. Mi sembra dal suo discorso, mi sembra che questo sia stato già spiegato abbondantemente. Allora, la domanda che le faccio, che ricorre spesso in chi ha interesse per motivi personali, certo, per la cura, eccetera, eccetera. Per esempio, il malato è sottoposto a terapie abbastanza invasive, tipo chemioterapia, eccetera. Potrebbe curare con l'omeopatia gli effetti collaterali, gli effetti secondari di queste terapie? Sì, diciamo è quello che stiamo facendo, dico purtroppo perché vediamo sempre più pazienti con questi problemi. Lo facciamo e lo faccio a livello, diciamo, di visita privata, ma lo si fa anche per esempio a Milano all'Istituto Nazionale dei Tumori, il collega Alberto Laffranchi, lo fa per esempio il collega Franco Desiderio nell'ospedale di Rimini. Esistono questi due centri di eccellenza dove viene proprio regolarmente usata la medicina integrata proprio per curare gli effetti collaterali dei pazienti che altrimenti più delle volte sono costretti a interrompere la chemioterapia proprio per gli effetti collaterali, e questo già di per sé è un elemento e una garanzia importante che permette al paziente di poter proseguire quello che in quel momento è la terapia più adatta per il suo problema.
Bene, noi ringraziamo il dottor Gino Santini, che ricordiamo è un ricercatore scientifico presso l'ISMO di Roma. Sì. Grazie per il suo intervento, è stato chiarissimo, e speriamo in prossimi incontri. Assolutamente. Un saluto agli ascoltatori. Amici di Onda Libera, un saluto.